Intervento. Grazie Presidente. Con quest'ordine del giorno Fratelli d'Italia chiede ancora una volta la sospensione del concorso straordinario ad una data che possa tenere conto soprattutto dell'andamento di questa situazione così grave che è il Covid. Abbiamo visto in questi giorni come la situazione tende sempre più a diventare veramente grave e aumentare i casi di Covid in tutte le regioni, soprattutto nelle scuole. Ecco perché è così importante per questo ministro e per questo governo in questo momento particolare mettere a repentaglio la vita, la salute di tanti docenti che si devono spostare da una regione all'altra. E io resto basita. Com'è possibile che questo ministro, che questo governo continui ancora a non capire che questo non è il momento di fare concorsi, non è il momento di rischiare sulla salute dei nostri docenti? Ma come lo vuole capire? Questo è il momento di prendere l'unica decisione, la stabilizzazione dei docenti precari, il famoso doppio canale. Sì, perché il famoso doppio canale è stato previsto nel 1989 per eventi straordinari, per garantire subito con urgenza i docenti. E questo non è un momento straordinario? No, non lo è per il ministro? Allora lo chiedo per l'ennesima volta, a tutela e solo a tutela e a garanzia della salute, rinviamo il concorso straordinario e solo in subordine di prevedere una prova suppletiva, anche questo assurdo, cioè non è stato previsto una prova suppletiva ed è gravissimo, perché si toglie l'unica possibilità che hanno questi docenti che aspettano da tanti anni di fare il concorso, che non possono o per motivi qualunque. E quali sono quelli più importanti? Cause di forza maggiore dovuti alla situazione del Covid. Neanche questo la ministra ha previsto. È un assurdo! Quindi la prego, sottosegretario, questo è un ordine del giorno importantissimo. Non si può fare il concorso. Grazie. Grazie.